Ciurma e benvenuti da Giocherina anche in questo nuovissimo, inaspettatissimo anche direi, video unboxing, perché avete visto qualche giorno fa il video unboxing della Nintendo Switch, a sorpresa per voi che mi seguite solo su YouTube, e quindi di nuovo a sorpresa per voi che mi seguite solo su YouTube, ragazzi, vi porto anche questo nuovo video unboxing dell'Oculus Quest 2. Se vi state chiedendo da dove arriva questo incredibile acquisto, anche questo, ragazzi, è il risultato del raggiungimento di un donation goal presente ovviamente nelle mie live sul sito Viola. Per cui, per novità tipo queste, ragazzi, cose inaspettate, io di nuovo vi invito ad andarmi a seguire anche lì, sono in live tutti i santi giorni, per cui non me potete perdere praticamente. Però ci tengo appunto quindi a ringraziare veramente di cuore chiunque nuovamente abbia partecipato al raggiungimento di questo donation goal. Ci tengo a fare un ringraziamento super speciale a Luca alias Darklord sul sito Viola, che ha fatto una mega donazione per raggiungere questo donation goal. Grazie a lui, ma grazie veramente sempre di cuore a tutti. Quindi, che dire, si tratta appunto, ragazzi, come vi dicevo, del Quest 2, modello della Oculus che è senza filo, ok? Quindi lo si può utilizzare per giocare anche senza filo, perché di base è senza filo, però lo si può utilizzare ovviamente anche attaccandolo al PC, quindi per poterci streamare, giocare magari dalla libreria Steam, eccetera eccetera. E per poter fare questo ovviamente bisogna comprare un cavo a parte, che sul sito della Oculus, ragazzi, costa un rene, quindi io non vi consiglio di comprarlo sul sito della Oculus, ma di comprarlo su Amazon. Io questo cavo l'ho pagato tipo 25 euro, tra i 25 e le 28 euro, non mi ricordo. Cavo USB, ragazzi, insomma, niente di così complicato da trovare, lo trovate facilmente su Amazon. Quindi, per poterci giocare su PC, bisogna comprarci il cavo a parte. Se no, esiste anche il modello sempre dell'Oculus con il filo, ragazzi, per poter giocare direttamente su PC. Ma quello è il Rift S, un altro modello. Io ho optato per comprare questo, che è tra l'altro la versione da 64 giga, perché c'è anche una versione da 256 giga che però costa 100 euro in più. Io questo l'ho comprato su Amazon, tra l'altro, e Amazon, io ti invio di nuovo un appello, ma puoi spedire un articolo che costa 350 euro, tra l'altro comunque elettronico, quindi voglio dire anche delicato, imballato in una busta di carta? Ovviamente, ragazzi, io vi allegherò la foto, ma cioè, io con questi ultimi due acquisti sono rimasta un pochettino, vi dirò, first reaction shock, perché non mi aspettavo da Amazon, sinceramente speravo che queste cose le imballasse un po' meglio. Mi è arrivato in una busta di carta, ragazzi, manco in un pacco, in una busta di carta. Cioè, tu te spegni un rene e un occhio della testa e te lo spedisco in una busta di carta. Grazie Amazon! Robin, sei in onda. Un po' di contegno, Robin. Quindi vabbè, piccola parentesi, come al solito la mentela ci deve stare sempre. La mia maglietta di oggi è bellissima. Questa è la versione da 64 giga, perché ragazzi, essendo un dispositivo che funziona a sé, ovviamente deve avere una memoria di archiviazione in cui poter salvare i giochi che si comprano. Quindi c'è questo da 64 giga e c'è anche quello però da 256 giga, che costa 100 euro in più. Ovviamente il mio budget era questo e quindi ho acquistato questo, anche perché non mi preoccupo più di tanto, ragazzi, dello spazio a mia disposizione, perché io la maggior parte delle volte lo giocherò attaccato al PC e quindi avrò i giochi della libreria Steam, quindi non ho bisogno di memoria di archiviazione. Immensa parentesi, direi di non perdere più tempo e andare finalmente ad unboxare questo Quest 2. Sto notando adesso, ragazzi, che qui c'è una linguetta che dice tipo tirare qui. Beh. Minchia che figata, non c'è manco bisogno del taglierino, giustamente, così uno evita di fare danni. Ok, perfetto, una cosa stracomoda. Beh, vorrei pure vedere, uno dice lo paghi un fottio, però ci stanno tutti comfort, no? Giustamente. Ce lo fanno, hai fatto il tuo dovere, tieni Rabi. Amore. Vediamo un attimino, questo si sfilerà, immagino ovviamente, questo è un cartone, esatto. Vabbè ragazzi, non vi faccio vedere cosa c'è dietro, anche perché tra l'altro c'è, sta in tutte le lingue tranne in italiano. Voglio vedere degli esempi di giochi che si possono giocare, da questo è il davanti, ovviamente l'avete già visto, questa è la parte di sopra e poi ci sta la parte di sotto dove ci sono avvertenze, cazzi e mazzi vari. Ecco qua.
Io lo giro dalla vostra parte, ragazzi. Apriamo questo scrigno del piacere. Oppla. Minchia. Oh. Mamma mia, raga. C'è un odore di nuovo che è spettacolare. Allora, qua ovviamente ci sta il dispositivo in questione, ci stanno i due cosini. Che figata, ragazzi, ma sono bellissimi. Ma che spettacolo. Ci stanno i due cosini, i due cazzetti, i due frenietti, chiamateli un po' come volete. I due controller, ecco, finalmente l'ho trovato il termine. I due controller, penso che sia sinistra e destra, penso che sia giusto così. Poi qua, ragazzi, ovviamente penso si debba tirare questa linguetta qua. Tra l'altro sono inclusi ovviamente i laccetti, potete vedere. Adesso non ve li apro, ragazzi, perché li aprirò una volta che lo userò, che servono ovviamente a mettere intorno al polso, così che uno non rischi di farli praticamente volare e arrivare su Marte insieme alla nuova sonda che ci è arrivata adesso. Qua abbiamo questa scatolina che io suppongo conterrà, ok, questo è quello che si vede aprendola. Tiriamo via ed ecco qua. Allora, qua c'è il cavo di ricarica, quindi questo è incluso all'interno della scatola, ma io pensavo ci fossero anche le batterie per i due frenietti, magari sono da qualche altra parte. Ovviamente, ragazzi, qua c'è sta la guida all'utilizzo, quindi ti spiega rapidamente come poter accendere, indossare e pulire questo appena acquistato. E qua c'è ovviamente il libricino per la garanzia e la sicurezza. E quindi tiriamo fuori. Io, ragazzi, lo sapete benissimo come mi comporto con questi aggeggi qua, io c'ho sempre paura. No, raga, poi tra l'altro cazzo è bianco, porca miseria, io l'avevo detto che questa cosa mi avrebbe creato non pochi problemi. Ecco qua, ok, allora ce l'abbiamo fatta. Ma che figo. Ok, qua dice muovi le lenti a destra e a sinistra fino a quando praticamente non vedi bene. Quindi questo coso poi ovviamente lo toglierò. Qua, ragazzi, vedete c'è la fascetta che va intorno alla testa. Ecco, si è tolto da solo, perfetto. Può aggiustare, qua vedo uno strappo, vedo bene. Sì, è regolabile, ovviamente, poi in base alla forma, alla grandezza della propria testa. Qua dentro ci sta anche la pellicola, ovviamente, che ricopre le lenti, che si potranno quindi aggiustare muovendole, però io non riesco a muoverle, vabbè, probabilmente poi devo vedere bene come regolare il tutto. Qua c'è pure una pellicola, ragazzi, vedete, da rimuovere. Ah, sta tutto intorno, ok, sta tutto intorno. Io ovviamente, sapete che vi dico? Che per ora non la rimuovo proprio per un cazzo, va benissimo così. Poi c'è questo affare, che serve se uno indossa gli occhiali. Praticamente lo si monta, vedete, all'interno del visore, così che comunque anche chi indossa... Ah, scusate. Lo si mette all'interno del visore, ovviamente, è possibile rimuovere il cuscinetto, inserire questo affare e rimettere il cuscinetto, per far sì che ovviamente anche chi indossa gli occhiali possa comunque giocare in tranquillità e nella massima comodità. Il punto è che, ragazzi, io vi ripeto, ero convinta che ci fossero le pile per questi affari. No, a meno che già non sono inserite, probabilmente. Probabilmente già sono inserite. Perché qua, vedete, questo si può... C'è una freccetta che dice che si può abbassare sto coso, quindi probabilmente le pile sono già all'interno, ragazzi. Per cui questo è il sinistro, vedete, c'era scritto qua, ragazzi, LR, quindi se uno se dovesse sbagliare, sinistra o destra, te lo indicano, quindi proprio guida a prova di idiota. E quindi niente, questo è il contenuto del Quest, è molto ridotto, ma molto ridotto, raga, e comunque... questo è il Quest 2 in tutta la sua bellezza. Però devo dire che bianco comunque è veramente molto 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 figo. Io ho paura come al solito, ragazzi, per le macchie, poi la zozzura che sul bianco inevitabilmente si vede. Però sti cazzi, ce ne faremo una ragione. Io per ora lo rimetto all'interno. Ovviamente spero di averlo rimesso bene, perché come vi dicevo, ragazzi, nell'unboxing della Nintendo succede sempre che poi le cose come stavano tu non riesci mai più a rimetterle. Quindi appunto, come vi ho fatto vedere, io ci ho comprato il cavo a parte per poter comunque anche streamare ovviamente i giochi che giocherò con Quest. E l'unboxing era questo, ragazzi, non c'è nient'altro da vedere. Vi dicevo che a parità di prezzo fra il Quest 2 e il Rift S, che sarebbe quello col cavo, alla fine mi sono convinta a prendere il Quest 2, ragazzi, sia per una questione di comodità, perché se dovessi voler giocare da sola non devo comunque
stare per forza ad accendere il PC, sia per una questione di qualità, perché mi è stato fatto vedere un video in cui si mettevano a paragone il Rift S e il Quest 2, un altro visore, e questo qua, ragazzi, a livello di qualità visiva proprio è il migliore, quindi a parità di prezzo ovviamente ho preferito prendere questo. Per cui direi di aver forse chiacchierato anche troppo, direi che questo unboxing, ragazzi, si conclude qui. Io vi ringrazio veramente di nuovo di cuore a tutti e vi invito di nuovo, ragazzi, ad andarmi a seguire sul sito Viola, sempre per belle live, belle novità, bello tutto, bello da impazzire. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!